prossimo 30 marzo, in occasione del Venerdì Santo, si rinnoverà alle 20 all'Aquila la 63esima edizione della processione del Cristo Morto. Quest'anno, per la prima volta, la scorta d'onore sarà affidata al personale della Prefettura dell'Aquila. Organizzato dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo, che dal 2000 per questo evento supporta i frati di San Bernardino, il corteo aquilano è particolare e unico nel suo genere, perché caratterizzato soltanto da simulacri di arte moderna che sfilano lungo le vie del centro. La maggior parte di questi simboli furono realizzati nel 1954 da Remo Brindisi, di cui ricorre il centenario della nascita. La ricorrenza sarà sottolineata da una conferenza che la pronipote Linda Brindisi, anche lei artista, terrà martedì 27 marzo alle 17 nel Munda. E verrà una pronipote a parlare della figura di quest'artista che recentemente si è laureata all'Accademia di Brera, presentando una tesi sullo zio e parlando anche dei simulacri del Cristo Morto aquilano. Quindi a novembre scorso, per la prima volta, il Cristo Morto dell'Aquila è entrato all'Accademia di Brera, seppure in foto. La scorta d'onore dei dipendenti della Prefettura dell'Aquila sarà impegnata anche il giovedì santo, 29 marzo alle 18.30, nella Basilica di San Bernardino. A loro verrà effettuata la tradizionale lavanda di piedi. Il venerdì santo alle 16.30, inoltre, nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in via Sassa, il Conservatorio Aquilano Statale di Musica Alfredo Casella eseguirà lo Stabat Mater nella versione di Giovanni Battista Pergolesi. La prima volta che la Prefettura farà la scorta d'onore dal 1954, da quando si svolge la processione moderna all'Aquila.